Ciao Giulia, mi chiamo Anna Larena e sono insegnante di russo. Come ho promesso nel video precedente, comincio a pubblicare qualche lezioncina per aiutarvi a comunicare con le persone ucraine venute in Italia negli ultimi mesi. Ogni video sarà dedicato ad un concreto argomento e sarà molto sintetico. Praticamente zero grammatica, solo frasi e spiegazioni strettamente necessarie. Cominciamo! La prima cosa che ci serve è imparare a salutare e presentarsi. Questa è una cosa che molti di voi sanno già fare, però meglio ripassare. Cominciamo dal più semplice. Привет! Привет vuol dire ciao. Привет è molto molto informale. Se non è più il caso di essere informali, possiamo sostituire привет, ciao, con добрый день, buon giorno. Добрый день si dice sia la mattina sia pomeriggio. Fino alla sera si può dire tranquillamente добрый день. Добрый, buono, день, giorno. Добрый день, buongiorno. Se avete gli ospiti, possiamo aggiungere добро пожаловать, benvenuti. Добро пожаловать, добро пожаловать. Io non parlo l'ucraino, però che io sappia questa frase si pronuncia in quella lingua come ласкаво, prossimo. Ласкаво, prossimo. Se volete dargli il benvenuto in ucraino. Però d'ora in poi continuiamo in russo per il semplice motivo che io non so affatto parlare l'ucraino. Dunque, привет, ciao, добрый день, buongiorno. La classica domanda successiva è как дела? Come va? Как дела? Как vuol dire come? In qualsiasi circostanza, come va, come stai, come è stata la tua prima giornata lavorativa, come e как. Ora passiamo alla parola дела. Дело in russo vuol dire affare. Дела, affari. E quindi i russi chiedono как дела, come gli affari, come vanno gli affari. La parola vanno non si dice. Questa domanda non riguarda solo affari lavorativi. In generale, quando in italiano si chiede come va, probabilmente la vita, come va, i russi dicono как дела, per qualsiasi cosa. Questa domanda si fa anche alle persone che non lavorano, anche ai bambini, anche ai pensionati. È semplicemente come va, как дела. Riepiloghiamo. Привет, как дела? Ciao, come stai? Добрый день, как дела? Buongiorno, come va? Impariamo adesso a dare qualche risposta a questa domanda, alla domanda come va, как дела. La risposta può essere хорошо, bene. Хорошо, 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 bene. La risposta può essere нормально, normale, si vive, niente male, più o meno così. È un po' meno bello di хорошо, però non è brutto. Non significa che è successo qualcosa, significa quasi sempre che senza cambiamenti, oppure non è successo nulla di grave. Нормально, нормально, нормально. Fate caso alla pronuncia. In russo quello che si scrive e quello che si pronuncia sono due cose diverse, più o meno come in francese. La grafia è una, la pronuncia è ben diversa, per cui abituatevi, quello che sarà scritto non corrisponde, non coincide con quello che sarà pronunciato. Se volete sapere perché, benvenuti al corso. Ci vuole qualche mese per imparare queste regole. Dunque, хорошо, хорошо. Хорошо, bene. Нормально, нормально,
Нормально. Benino, passabile. Плохо. Male. Плохо. 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 Male. Хорошо. Нормально. Плохо. La domanda invece, la controdomanda che potete sentire voi sarebbe a у тебя, che significa e a te come va? A у тебя. E a te. E a te. A у тебя. A у тебя. A у тебя. E qui potete rispondere у меня, a me. У меня хорошо. У меня нормально. У меня плохо. Proviamo a fare un piccolo dialogo. Comincio io e voi rispondete nelle pause. Привет! Как дела? У меня хорошо. Io sto bene, a me tutto bene. E l'ultima cosetta di oggi è presentarsi. Per dire mi chiamo Anna, devo dire miña, sempre lo stesso miña di prima, miña vuol dire mi, miña zavut Anna, miña, 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 zavut, zavut, zavut Anna, miña zavut Anna. Letteralmente vuol dire mi chiamano Anna. La parola zavut non cambierà mai. All'inizio della lezione abbiamo visto la domanda как. Как дела? Come va? Possiamo anche chiedere come ti chiami. In russo non è esattamente come ti chiami, ma come ti chiamano. Perché noi non ci chiamiamo da soli. C'è sempre qualcuno che dice Anna, vieni qui. Anna, prego, si accomodi. Quindi sono gli altri che dicono il mio nome. Io da sola non mi chiamo mai per il nome. Non parlo con me stessa. Per cui per noi è come ti chiamano. La risposta mi chiamano Anna. Di conseguenza la parola chiamano non cambia. Voi dite mi chiamo, ti chiami, si chiama e così via. Per noi mi chiamano, ti chiamano, lo chiamano, la chiamano, ci chiamano, sempre chiamano. Dunque, come ti chiamano, come ti chiami? Как, come, как, тебя, ti, как, тебя, зовут. Come ti chiamano? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Анна. La controdomanda sarebbe a тебя e a te come ti chiamano? Как тебя зовут? Меня зовут Анна. A тебя e a te? Potete adesso provare a dire. Se questa formula vi sembra un po' complicata, potete provare un'alternativa più semplice. Io sono Anna. Я Анна. Io in russo si dice come я. Я, io. Я, io. Меня, mi. Я, меня. Io, mi. Я, меня. Меня зовут Анна. Я Анна. Il verbo essere al presente non si dice, per cui per i russi suona normalissimo io Anna, io a casa, io architetto, tu mio fratello e qualsiasi altra frase dove in italiano c'è la forma sono, sei, siamo, siete e così via. Al presente non dovete dire niente, semplicemente io e poi chi o dove? Io a casa, io Anna, io direttore. Dunque, я Анна. Io sono Anna. Меня зовут Анна. Mi chiamo Anna. Come ti chiami? Как тебя зовут?
dando del lei, e i russi non danno mai del lei perché danno del voi, proprio come al sud Italia in alcuni posti. Come vi chiamano? Proprio così, voi siete bella, come vi chiamano, e così via, dando del voi con la V maiuscola. Dunque, как тебя зовут, dando del tu, как вас зовут, dando del voi, del lei. Как тебя зовут, как вас зовут, как тебя зовут, как вас зовут. Provate a tradurre a voce le frasi che sentirete adesso. Привет! Добрый день! Как тебя зовут? Меня зовут Франческа. А как вас зовут? Меня зовут Вера Ивановна. Per oggi basta così. Mi raccomando, ripassate questa lezione anche domani e dopodomani, se tutte queste parole, frasi sono state completamente nuove per voi. E se volete imparare prima, scrivete più possibile a mano. Digitare non è la stessa cosa. Scrivete a mano, rivedete il video e ci vediamo alla prossima lezione. Un abbraccio, in bocca al lupo e studiate il russo. Пока!